Gino Morabito della Protezione Civile Regionale, oggi ci troviamo a Giardini Naxos. Cosa sta accadendo in questa piazza? Gli studenti stanno collaborando per questa simulazione di terremoto? Sì, sicuramente loro sono parte attiva anche perché vedono una sorta di ludicità nel sistema, che comunque va benissimo perché attraverso il gioco si apprendono poi le cose fondamentali da farsi e non farsi durante gli eventi. Stamattina siamo qua a Giardini, c'è un bel campo attrezzato che servirà a fare questa esercitazione, che è una delle attività che il Dipartimento della Protezione Civile porta avanti proprio per testare il sistema e proprio per capire quali sono le criticità eventualmente del sistema, ma anche e soprattutto vedere il comportamento dei cittadini e istruirli nel modo migliore per evitare di trovarsi in condizioni di pericolo, di disagio nei momenti in cui dovessero accadere eventi naturali che colpiscono ovviamente la nostra popolazione. Questa manifestazione ha carattere anche compenso orario. Ora le faccio una domanda importante, secondo me, ma la Sicilia è pronta ad affrontare un terremoto? Allora, la Sicilia dal punto di vista struttura di protezione civile è sicuramente pronta in qualche modo ad affrontare un terremoto. Poi bisogna vedere anche l'entità dell'evento. Chiaramente se è un evento distruttivo, siamo sempre tutti comunque sia impreparati, ma negli eventi finora conosciuti abbiamo la possibilità di intervenire in maniera adeguata nei tempi previsti. È stato un grande successo quello dell'esercitazione Naxos Trema. L'abbiamo voluto intitolare così con il fondamentale contributo, con la proposta che viene dal gruppo comunale dei volontari di Giardini Naxos, a cui va il plauso dell'intera amministrazione comunale e soprattutto la collaudata sperimentazione con l'Istituto Comprensivo Statale di Giardini. Vediamo centinaia di alunni che si stanno esercitando e stanno imparando a fare buone pratiche di prevenzione di emergenze. Questo era l'obiettivo, penso sia stato raggiunto, siamo contenti. Stamani è stato dato il segnale d'allarme di un terremoto di magnitudo 4.6 alle 10.30 con l'allarme, sono arrivate la colonna mobile, tutti i mezzi di soccorso. Diciamo che ci sono delle ottime premesse per poter rendere anche Giardini un punto di riferimento delle buone pratiche di protezione civile.